Thank you.
Ale, eccoci qua. Allora, qui siamo con il Matthew Bonti. Ciao. Ciao a tutti, siamo qui con il Matthew Bonti perché noi abbiamo scoperto che abbiamo più di una cosa in comune. Vabbè, Diciamo, la prima cosa è che ci garbano le frequenze gravi in generale, perché anche Matteo suona sia il contrabbasso che il basso elettrico. E niente, poi abbiamo scoperto che abbiamo anche altre cose in comune, ovvero gli strumenti. gli strumenti. E lì abbiamo iniziato a E lì, preoccuparci. bravo, esattamente, lì abbiamo avuto un sussulto. E nella fattispecie, appunto, tutti e due noi abbiamo degli strumenti fatti da zoopilote, da Luca Rossi, che ovviamente, Ciao Luca! ciao Luca, salutiamo. E oggi, oltre ad aver suonato insieme con Matteo, ci siamo divertiti in questo duo che chissà che poi che sviluppi futuri potrà avere, di suonare con due bassi. Perché abbiamo scoperto appunto che abbiamo delle cose in comune, ma avendo delle cose in comune siamo diversissimi anche, Eh no? sì, Perché come è giusto che Matteo, sia. come è giusto che sia, Matteo ha un 5 corde come il mio, che è fatto da Luca. Tra i due strumenti, come del resto tra me e lui, ci sono 20 anni. Perché te quanti anni hai, Matt? 23. 23, io ce n'ho 43, quindi Esatto. 20 perfetti. E abbiamo due strumenti completamente diversi. Certo, completamente diversi. Partiamo, raccontaci un po' del tuo strumento, Matt. Allora, questo strumento è stato realizzato l'anno scorso, praticamente nel corso dell'ultimo anno. Io conoscevo Luca perché già da anni gli portavo i miei strumenti per setup vari. E in realtà Luca da un po' era fermo con la costruzione di strumenti, appunto gli ultimi forse risalivano a alcuni modelli successivi al tuo, e da un po' di tempo si dedicava principalmente a riparazioni e altri aspetti della liuteria. E gli ho proposto questa cosa, c'era la possibilità di... gli ho chiesto se ci fosse la possibilità appunto di costruire uno strumento per me, e lui è rimasto molto contento, ecco, e anche interessato. Bene. E la cosa che mi ha colpito del processo è che Luca è molto, sempre molto disponibile ad ascoltare tutte le richieste del cliente. E questo è testimone di questo fatto la differenza tra questi due strumenti, che sono completamente diversi, a mio avviso molto belli entrambi. E quindi nel corso è stato un po' un processo, perché io avevo delle idee, tant'è all'inizio volevo fare uno strumento 4 corde, poi ho cambiato idea, ho optato per un 5, però con un 5 appunto dove non è la configurazione non è quella classica delle 5 corde col Si grave, ma abbiamo, cioè Mi, La, Re, Sol e il Do E il Do, quindi lui ha un acuto. 5 corde con la parte estesa dal punto, Esatto, dall'acuto, insomma, non dal esatto. grave. Esatto, perché mi interessava un po' esplorare il registro Medio, medio-alto, medio sì, e alto, sì, poi quello ovviamente baritono. baritono, ovviamente avere una corda in più già a metà del manico ti permette sostanzialmente in ogni punto di avere due ottave qui, Sì, come certamente. d'altronde anche il 5 corde, però il 5 corde Col col sì, Si grave, però qui hai una è tutto propensione spostato. verso l'alto.
diversa. E quindi poi ho deciso che volevo un 5 corde, avevo pensato anche che mi sarebbe piaciuto avere 24 tasti. Certo. E ero già subito convinto sull'utilizzare il pickup del Precision. Ok. Un setup abbastanza tradizionale, tra l'altro è uno strumento passivo, quindi in realtà nulla di insolito. A volte giustamente uno quando va si fa fare uno strumento da lui ne approfitta, certo, e opta per tanti optional, no? E così, senza, sentivo il bisogno di uno strumento semplice sostanzialmente, quindi mi piaceva l'idea di avere uno strumento con volume, tono, un po' appunto una configurazione molto classica. Allora, facciamo una panoramica, dello proprio strumento da vicino, vediamo allora, vediamo il ponte della Sandberg, sì, okay. Un ponte con molte regolazioni, mi sono trovato bene finora, devo dire. Ok. Poi abbiamo appunto questo pickup che è un pickup stile Precision della Nordstrand. Guardate, bellino e ganzo anche questo pickup, che ha due serie di magneti, guardate come sono posizionati. E poi soprattutto ce l'ha sul Mi, sul La, e invece vedete il Re è scoperto perché lui ha fatto questa scelta. Sostanzialmente questo è come se fosse, fin qui sarebbe il classico Precision, certo, questo è con l'aggiunta di uno slot in più per la corda del Do. Okay. E quindi questo è il pickup, poi il top, e sui legni invece ci abbiamo pensato molto, okay, sia un po' per un motivo banalmente estetico, ma anche volendo per questioni di suono, per esplorare possibilità diverse rispetto ai legni tradizionalmente usati nei Fender e altri strumenti, okay, diciamo industriali, per cui il top è in cocobolo. Cocobolo, okay, che è un parente del palissandro, se non erro. Poi invece il body è di mogano. Wow. È di mogano. Wow, il cassettino è fatto sempre è sempre di mogano nello stesso legno. Bellissimo. Poi ovviamente lo strumento è con manico avvitato. Ok, bolt-on neck. Bolt-on. Ok. Sul manico ho lasciato fare a Luca e ho optato per questo 5 sezioni con due esterne di acero, due più centrali di amaranto, okay, e una di mogano centrale diversa da questo tipo qui, ora non mi ricordo i nomi dei legni esattamente. Vabbè, comunque però, vede molto bene la fattura, bellissimo. E poi andiamo qui sulla paletta. La paletta abbiamo meccaniche Apeshot, tra l'altro con la possibilità di drop. Ricordo, ovviamente, essendo la corda più grave un Mi, va in re o un come tono. Uno lo regola, lo può anche regolare per scendere di più, però l'idea è di utilizzare il drop D, appunto. Ok, e poi tastiera in palissandro, yes, indiano. Facciamo una bellissima panoramica di questa tastiera e guardiamo anche la paletta con il simbolino del Zoopilot. Esatto. Okay. Sì. E Matteo in questo momento sta montando, prima ne parlavamo, abbiamo fatto una discussione a bestia, sì, sul fatto che fondamentalmente quando una persona, diciamo un bassista, passa dal feeling che ha con il contrabbasso a quello del basso elettrico, succedono un po' delle cose strane, no? Nel senso che io sento una risonanza di una pelle. Dicevo, no? Quando un bassista, una persona che suona anche il contrabbasso passa al basso elettrico e viceversa, è un po' un problema. Cioè, nel senso, non è che un problema, io penso che è un po' come avere la ripartizione del disco con due sistemi operativi, cioè tipo avere Windows e Linux, no? Sì. Cioè, tutti e due fanno funzionare la macchina, quindi ti fanno funzionare il computer, poi fare lo storage del tuo sapere, puoi gestire, puoi scrivere, puoi fare, però lo fanno in maniera differente, no? Però soprattutto ti manca anche il feeling, no? Sì. E prima discutevamo di questo, di come sia difficile a volte fare il passaggio immediato, certo, tra i due strumenti, perché uno cerca il feeling di uno strumento in quell'altro e viceversa, e ovviamente non lo trova. I risultati sperati. Lui in particolare maniera prima mi raccontava che la cosa che diciamo gli dava più fastidio, però diciamo quasi ti metteva, no, hai detto prima, a disagio, un no? Un po' in imbarazzo a seconda dei generi, anche quando deve suonare, no? Perché, a seconda dei generi, ok. La questione delle corde, no? In breve le flat mi ricollegano di più al mondo del contrabbasso, per una questione di tensione, sono tendenzialmente più
più pesanti delle corde ruvide, e per una questione anche di sustain, perché la corda ruvida, ovviamente il sustain è spesso celebrato da noi bassisti elettrici come una delle conquiste dei nostri bellissimi strumenti, c'è cioè un sustain, poi te la prendi al Della caffè, torni, Madonna, eh. sì. Però può anche essere una questione gestirlo. Te parlavi proprio del problema, per esempio, no? Di grandi palchi, no? Per esempio, Sì. Matteo, che suona con un gruppo che si chiama I Surrealistas, si è trovato, no? Mi dicevi Sì, prima, sì, no? sì, sì, Il sì. problema dei grandi palchi, nel senso che un conto è quando tu suoni nel clubettino, diciamo, nel club Certo. o comunque nella situazione, anche un teatro, magari medio, no? Con Certo. tipo 300-400 Certo. posti, può essere. Può fare caso a questo discorso. Un conto è quando suoni in queste dimensioni in cui praticamente sonorizzi l'ambiente con il tuo amplificatore. E lì Certo. tranqui, no? Nel Certo. senso che la Sono gestisci. esatto. Lui diceva invece che, per esempio, quando si trova Quando nel. sei un po' ti trovi in una situazione di, diciamo, doppia amplificazione del suono, nel Ok. senso che oltre che dal tuo amplificatore ci puoi su un impianto fuori magari con woofer, hai un feeling completamente diverso. E Sì. se uno ha uno strumento di per sé molto performante, come va un po' anche di moda nella liuteria moderna, almeno io quando avevo su questo strumento le ruvide, a volte avevo la sensazione. Era un suono magnifico, però avevo qualche difficoltà in più a controllare proprio il suono. E invece il fatto che appunto le flat siano di fatto meno performanti, perché sostanzialmente hanno meno frequenze acute, hanno meno sustain, funzionano peggio, però Ti questo mi aiuta. aiuta in un qualcosa, in un certo senso, mi ricollega anche al mondo del contrabbasso, al mondo del basso elettrico più tradizionale, per cui se uno deve fare una linea molto basica, no? Non so, mi viene in mente una roba di cumbia, per esempio, visto che qui su Realista facciamo robe del genere. Deve fare una cosa tipo. Bellissimo Non so se suono, tutto spiego. raccolto, tutto bello pieno, non è Quella cosa lì, squillante. esatto. Meno, però Bellissimo. a me mi comunica Tanto. particolarmente. Sì. Ma non per questo non mi trovo con bassi di natura completamente diversa, come per esempio quello di Fabio. Sì, ora no, appunto, il mio invece è completamente diverso perché io invece ho le corde, diciamo, round, Sì. cioè nel senso zigrignate, no? E tra l'altro sono delle DR. Quindi delle Bellissimo. corde un po' particolari, molto, molto. E anche ora, poi, quando magari avete già sentito prima il video, sentite come, cioè, sono due bassi, un universo sonoro completamente diverso, no? Poi quando vedrete il video, poi lo vedrete. E allora parliamo anche della catena del suono, perché ovviamente tutti gli strumenti elettrici hanno la catena del suono che va sicuramente, come dire, affrontata e spiegata. Ora come ora noi stiamo parlando e stiamo prendendo l'audio con la telecamera Q4 della Zoom, che ha degli ottimi, a mio parere, microfoni panoramici, messi in XY, quindi danno anche un'ottima sensazione dell'effetto stereo. E guardiamo invece che cosa il Matte c'ha come catena del suono. Prendo la mia Handycam, diciamo, ecco, e vediamo che ha. Allora, Vabbè, il cavo, un bel cavo, questo tra Planet Waves. l'altro, Planet esatto, Waves, cos'è? È da Dario, ok, forse, una potrebbe marca di Dario, essere, se non quindi sbaglio. va Ho preso dentro questo qui, compressorino della Keeley, Robert Keeley, sì, molto semplice, il livello di compressione e threshold gain, ok. giusto così per un minimo di compressione lo tengo anche abbastanza basso, infatti era una compressione di 3 a 1. 3 a 1 e Poi poi. ho un riverbero del classico Hall of Fame, molto amato da bassisti e chitarristi perché Sì. ha tante variabili. Io spesso uso il plate. Quindi un bel, insomma, bello largo. Sì, lo uso da qualche mese, devo dire, mi trovo bene. Bene, E poi bene. andiamo Oh, alla. ecco, allora adesso sveliamo poi anche la catena del suono, Sì. perché è importantissima anche questa. Quindi vediamo che Matteo usa prodotti della linea Markbass. Sì. Ok, partiamo dalla testata.
La testata è una Little Mark 3 che possiedo ormai da diversi anni e che uso in combinazione con questa 2x10 della Mark Base per Sì. situazioni appunto medio-piccole, in realtà anche medie, nel senso che è forse a 400 watt di potenza se non sbaglio. Non me lo ricordo nemmeno io, Insomma, comunque sì. comunque è molto performante come cassa, quindi in realtà spesso basta anche per situazioni di media. Ok, vediamo le regolazioni. Come vedete, il gain, a parte siamo in una stanza questa stanza è molto performante, quindi insomma il volume e il gain non contano tantissimo. Vediamo l'equalizzazione che tiene Matteo, cioè i bassi. Tolgo un po' di bassi, solitamente anche solo 2x10, ma proprio perché in questo momento avendo queste le flat sono molto, tendono a rimbombare molto e quindi Certo. metto sempre un fermino. La questione, consiglio a tutti gli ascoltatori bassisti di riflettere molto sui bassi, proprio come, perché sono delle frequenze che noi tutti amiamo, però soprattutto quando uno appunto pratica anche il contrabbasso si accorge che spesso nel contrabbasso in realtà naturalmente ha molto meno di quello che ci offre il basso elettrico. Certo, E a è vero. volte anch'io spesso poi andando a riascoltarmi ho notato che esageravo molto sui bassi perché no, sì, all about the bass. Però poi magari la band rischia di risentirne, quindi Già. Ok, sempre un fermino non è una cattiva idea, secondo me. quindi appunto una Mark Bass Little Mark terza e tre insomma, e poi una cassa Sì.2x10. Ok, perfetto. E quindi praticamente il suono che avete sentito è l'insieme tra la ripresa microfonica dei microfoni della Q4 e poi tutti e due abbiamo le linee di AI che escono e sono andate a registrare, sono entrate in un vecchio banco mixer Eurodesk 9024 canali, quelle robe degli anni 90 gigantesche, e poi da lì in una scheda della Motu e poi Logic 10, e i canali sono completamente flat, cioè il suono è quello che è e niente di più e niente di meno. Ok, allora poi guardiamo un attimo invece la situazione. Questo invece è il mio basso, Sempre Luca Rossi. sempre Luca Rossi. Ve potete vedere come praticamente qui ancora non avesse il logo del zoopilote. Quindi c'è scritto proprio Luca Rossi Handmade, vedete? E è uno strumento di cui poi, diciamo, magari parlerò in separata sede. Comunque potete vedere come appunto. Così, così lontani, così vicini. Nella mia catena di suono, vedete che io passo da un loop dell'RC, della Boss, che ha un ottimo true bypass, nel senso che non altera assolutamente le caratteristiche del suono. E io invece di avere ho un combetto sempre della Mark Bass, no? Con la cassa con il cono da 12, quindi anche scelte sonore leggermente diverse, Diverse. no? Perché appunto lui preferisce avere due coni da 10, io ce n'ho uno da 12, e la testata è invece la Combo Head 2, quindi anche lì è leggermente diversa, la tua molto probabilmente spinge forse leggermente di più, non me lo ricordo, comunque anche questo è dato per 250 watt, e vedete le regolazioni anche qui, io con i medi, con i bassi, i medi. Sono tutto praticamente flat. Ho una bella apertura sul filtro WPF perché in questa circostanza mi piace quel tono un po' vintage Anch'io devo dire, ho che dato un dà. quarto È di vero, questo. anche te avevi un quarto. Io invece sono proprio A a metà. metà, a metà. A volte i Mark Bass hanno un po' delle medie potenti Sì, e sì. questa A cosa qui aiuta a stemperare un po'. stemperarle un po', Va sì. bene. E perfetto, allora noi ci siamo. Speriamo Forza Luca che Rossi, sì, cercate Zoopilote. Tanto Zoopilote ora su. poi lo tagghiamo, lo mettiamo in Certo. descrizione tutto il sito, eccetera, eccetera. Grazie al Matte Grazie Fabio. e ciao a tutti X. Ciao. Ciao ciao.